Leggere le lettere. Informazioni dagli spezza maledizione. I rapporti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sul campo sono concordi. Quei maledetti cieli proiettano un'ombra non solo sulle terre, ma anche sui cuori delle persone. Cuori che sono già gravati dalla caduta del dominio e dalla distruzione dell'ultimo cristallo madre di Ciclonia. Per il momento il regno resiste, ma ogni nuovo flusso avvicina gli abitanti rimasti al baratro della follia. La situazione è, come sempre, molto grave. Ti invieremo un altro messaggio con la luna nuova. Fino ad allora la nostra veglia continua. Che la maledizione dei cristalli venga finalmente spezzata. August. Tra l'altro, il riferimento del cielo che è diventato scuro, che si è incupito, eccetera, eccetera, ti sta facendo capire che effettivamente ti stai avvicinando alla fine. Ancora mancherà un bel po', comunque, perché dovremmo andare a prendere Odino, dovremmo distruggere l'altro cristallo e poi si inizierà la vera parte finale. Quindi ancora c'è un bel pezzo di storia da fare. Però il fatto che già c'è la classica ambientazione tutta cupa, scura, molto classica di Final Fantasy. Se ci fate caso, su Final Fantasy 9, tutta la città viene, per esempio, tutto il mondo viene riavvolto dalla nebbia, appare l'albero dei ricordi, cioè dall'albero di Ifa appare il luogo dei ricordi. Alcune città diventeranno impossibili da raggiungere. Cioè, in Final Fantasy VIII c'è il castello di Artemisia, c'è la compressione temporale, stessa identica cosa. Su Final Fantasy VII c'è il cratere che praticamente si viene a creare dalla formazione e dall'arrivo praticamente di Meteor. Cioè, abbiamo questi riferimenti anche in altri Final Fantasy. Da Sponde Gemelle dicono che resti ben poco della capitale dopo la sfuriata del principe impazzito. Ma che mi dici di te e dei tuoi compagni? Siete riusciti a scappare prima che la città esplodesse? Immagino di sì, ma uno Stolas aiuterebbe a tranquillizzare El. Theodore. Che carino Theodore che si preoccupa. Cucciolo. Jill, cosa mi dici tu? Ci vorrà tempo per accettare tutto ciò che è successo nel dominio. Peccato che il tempo sembri non bastare mai. Ah, cucciola mia. Che tra l'altro ancora dobbiamo prendere anche i poteri di Shiva. Quindi, allora, secondo me il problema adesso qual è? Che Ultima ha chiesto ad Odino di tagliare praticamente i legami di Clive. E i legami di Clive chi sono? Joshua, Torgal, Jill. Quindi io mi aspetto che questi tre muoiano ora. Perché se l'obiettivo di Ultima è appunto tagliare i miei legami, è esattamente questo che dovrebbe fare. Per risvegliare poi il ricettacolo. Preoccuparmi dei cieli. Non mi aiuterà a compiere il mio lavoro. Quindi continuerò a concentrarmi sulla forgia e lascerò a voi il salvataggio A del meno mondo. che, naturalmente. Non vogliate darmi una mano a scacciare quegli uccellacci? Allora, vediamo che cosa Allora, potete che ti serve? fare. Ecco qua, ustione lucente. Spada di diamante più uno. Ma questa però. Sei un graffio, eh? Che bella. Sì, ma dov'è la spada ultima? Io voglio la spada ultima. Guardala che bella questa, mamma mia. Aspetta, mettiti alla luce del sole. Madonna mia, che bella esteticamente questa. Con le scaglie di drago, vedi, fatte appositamente da Bahamut. Bello, mi piace un casino questa qua esteticamente. Caron. Viviamo in un mondo pericoloso. Spero che tu non mi stia chiedendo di spiegarti quel cielo. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che è la fine del mondo. Tutto il regno è nel caos. Ho avuto ordini cancellati a destra e a manca. E questo dai pochi soci con cui non ho perso i Ma contatti. come dice il vecchio detto. Ci sono opportunità nelle avversità. Il mercato dell'acciaio affilato è più fiorente che mai. Troverò un modo per dar da mangiare e da bere a tutti qui. Non temere, non lascerò che la nostra piccola famiglia abbia fame, qualsiasi tempo faccia. Su, forza. Ah, ecco, infatti mi vende la spada di diamante, ovviamente. Ok, sì, mi vende praticamente tutti gli accessori di base. Ecco, no. No, scherzavo. Ok, sì, materiali. Qua ci sono altre robe. Va bene, ok. Stammi bene. Non mi va di perdere Là un ci sono le cliente. host, ma non mi interessano. Là la zona arcade che ancora, tra l'altro, devo ancora esplorare, ma che esplorerò Vedremo nel probabilmente in processo. endgame, non adesso.
cacce non ne sono spuntate nuove? L'hai visto? Peccato. Dimmi che l'hai visto. Ah, invece sì, e invece sì. Vediamo che è spuntato, giusto per farmi... Vediamo. Ah, altri tre ne sono spuntati. Ok, però non li leggo perché così poi li faccio per conto mio. Vivien! Live. Tu che adesso hai la mappa del Trono di Spade. È bene conoscere il proprio posto nel mondo. La fine di Coda di Drago. Clive e Joshua sono finalmente riuniti nelle sale del Concilio di Sponde Gemelle e i loro Eikon si fondono in un'unica entità nei cieli sovrastanti. L'entità unica ed estremamente potente che viene generata, Ifrit asceso, è finalmente in grado di sconfiggere Bahamut. Tutto ciò causa un'inclinatura nel cristallo madre. E invece qui era la rivolta del principe Dion. Dopo che Annabella ha rivelato il suo ruolo nel convincere il padre di Dion a perseguire una politica di espansione che potrebbe portare alla morte di innumerevoli innocenti, il principe non vede altra scelta che rimuovere lei e il figlio con la forza. Con i suoi dragoni marcia nel palazzo di Sponde Gemelle per spodestare la perfida imperatrice e il pretendente Olivier e riportare suo padre sul trono. Eloise e Theodore sulle carovane scarlatte aiutano Goetz a recuperare il lasciapassare e questa è l'ultima cosa che abbiamo fatto praticamente la volta prima. Ecco le ultime informazioni. Araldo del Caos, ultima, che è praticamente, vedi, c'è il punto interrogativo, comanda il dominante di Odino. Tra l'altro, Araldo del Caos punisce Clive? In che senso punisce? Assorbe il potere di Bahamut, morto lui, mischino, per proteggere, e uccide praticamente tutti e due. Figlio di Silvestre e Annabelle Sage, grazie soprattutto alle macchinazioni della madre, Olivier fu consacrato imperatore del Sacro Impero di Sunbreak, cosa che spinse il fratellastro principe Dion a organizzare un colpo di stato contro di lui. Le sinistre provocazioni di Olivier spinsero Dion alla follia e causarono la morte del giovane principe, trafitto al cuore dalla lancia del fratellastro. Quando il ragazzo morì, il suo corpo si dissolse in polvere, a riprova del fatto che era diventato un'altra marionetta di Ultima. Ecco, vedete? Cioè, praticamente Ultima ha la capacità di sostituirsi o comunque entrare nei corpi delle altre persone. Solo che giustamente in alcuni non ci riesce, come Clive, come Joshua, perché sono appunto i dominanti e quindi hanno una volontà più forte, sono più forti e quindi... Il Lord Comandante ha comunque, secondo me, un ruolo molto interessante da vedere. Perché Odino è proprio totalmente rimbambito, è proprio Barnabas è completamente impazzito. Mentre invece lui, il Lord Comandante, mi sembra essere molto più diligente, molto più... non so, molto più serio da certi punti di vista. La situazione del regno è in continuo mutamento, Clive. Quindi, non lo so, Barnabas mi sembra fin troppo accecato. Eh sì, è un po' più lucido, un po' più distaccato. Come sta il regno? Il regno? Oh, sta benone. Se non consideriamo che Ciclonia è priva di cristalli madre e che i suoi cieli sono un pozzo nero ribollente. E Gav? È con tuo zio nelle città libere. Aiuta Mid col suo progetto. Gli ho mandato un gufo appena le cose si sono messe male, ma aspetto ancora una risposta. Hai anche buone notizie? Beh, dipende dalla tua definizione di buona. Bene, d'accordo. Che suggerisci di fare? Oh no, io passo il messaggio. I complotti li lascio a chi è più adatto di me. Forse Lady Vivian e il vecchio Biblio avranno delle proprie opinioni su come stanno le cose. O magari non le avranno. Però chiedere non costa nulla. Spero di no. Quindi devo parlare sia con Vivian che con... esatto. Quindi lezione di storia dalla nostra Vivian. Mi sai dire perché tutte le tue escursioni preannunciano qualche catastrofe inspiegabile? Perché sono non il protagonista, ovvio. Non credo che è successo al dominio sia colpa tua. Nessuno poteva prevedere le azioni del principe. Scusa, non ho salvato la tua patria. La mia gente è più forte di quanto immagini. Ciao Yunina, grazie mille per la sub. Certo, bentornata. Qualche campanile abbattuto. Si riprenderanno in poco tempo.
Lo spero. Guardaci, mogi come granchi di palude. Per quanto sia allettante, deprimerci non ci aiuterà a trovare una soluzione. Perché? Credi che ne esista una? Non lo so, ma sono certa che sarà più facile trovarla se per prima cosa esaminiamo i fatti. Ecco, lezione di storia con Vivien. Sotto i cieli neri di Valistea non regnano altro che la paura e la confusione. Le terre intorno ai cristalli madre caduti avevano già iniziato a deperire per mancanza di etere. Ma non in questo modo. I cristalli che riempivano i pozzi e alimentavano le fornaci adesso sono soltanto delle semplici rocce. E quelli che adornano il collo delle persone non emettono che un flebile bagliore che nel buio si nota appena. È solo questione di tempo prima che la gente si renda conto che su tutti noi incombe la fine. Eppure temo che un rapido epilogo sia più di quanto possiamo sperare. Mentre tutto il mondo è a corto di etere, uno spicchio ne è inondato e sta generando akashic a frotte. E attorniata così da orde di bestie dissennate, senza poter fare più affidamento alla magia, anche la più forte delle nazioni vacillerebbe. Rosaria e il Regno di Ferro si trovano a un passo dal crollo, mentre i tragici eventi di Sponde Gemelle hanno paralizzato il Sacro Impero. E neanche a Dalmechia va tanto meglio. Pare che i ministri siano fuggiti in massa dalla capitale dopo la caduta di Zanna di Drago, lasciando la loro amatissima repubblica al collasso. Walud intanto inizia a fare sul serio. L'Ain Heriar è in avvicinamento verso Ciclonia. Ah, quindi sta marciando. Tutto il mondo, in breve, è nel caos. Giustamente. Sembra che la nostra civiltà non fosse nient'altro che un castello di sabbia, che verrà travolto dalle violente onde del tempo. Un castello di sabbia. Non è la mia metafora migliore, ma è adeguata. I rapporti ricevuti hanno valutazioni decisamente più brutali. Senza la protezione delle loro nazioni, toccherà al popolo difendersi contro chi vorrà prendere ciò che gli appartiene. Il che può finire soltanto in un modo. Difendere una fattoria da una banda di ladri di Chocobo è un conto. Ma semplici forconi e palizzate non fermeranno l'avanzata di un esercito. Se il re di Walud volesse invadere, nessuno lo fermerebbe. A parte noi. Quello giustamente ora può fare il cazzo che vuole. Giustamente, da un lato, perché essendo praticamente rimasto solo. E tra l'altro si stanno sviluppando gli Akashic nel resto del mondo, quindi... Vedi, è proprio il classico preludio della fine in un qualsiasi Final Fantasy, no? Dove i mostri diventano più forti, dove praticamente hai questa sorta di limitazione, tra virgolette, su quello che puoi fare. Ah, io a sto punto, io per evitare di rimanere bloccato e non poter fare altro, faccio un salvataggio manuale. E poi continuo. Scommetto che vuoi chiedermi del cielo. C'è qualcosa che non sai, saggio? Non serve un astrologo per indovinare l'ovvio. Mentre ciò che ha disturbato i cieli, credo che sia una questione a cui i decaduti potrebbero rispondere meglio di me. E nel sesto giorno gli dèi strapparono il sole dal firmamento, gettando l'oscurità sull'orgoglio della loro progenie. Ma immagino che ricorderai le lezioni d'infanzia sui peccati di Zemeckis fin troppo bene. Pensi siano connesse? Che Ultima fosse uno di quegli dei? Beh, indubbiamente ha sfoggiato poteri che noi mortali associamo alle divinità. Non ha niente di divino. Non è certo il primo dio di cui si può dire una cosa simile. Ma nonostante le favole che parlano dei peccati,
Non abbiamo quasi nulla in termini di resoconti storici. Con il diario di Mos il cronista, forse potrei dirti qualcosa di più, ma temo che tutte le copie rimaste siano andate perse. Mi perdonerai, spero. Sta tranquillo. Non c'è niente da perdonare. Anche senza quel diario ci hai detto moltissimo. E te ne saremo grati per sempre. Ma adesso bisogna controllare bene, bene, forse bene. Ci dirà cosa pensa quando verrà a sapere cosa hanno detto gli altri. Buongiorno, amico mio. Con l'oscurarsi dei cieli... La paura ha nuovamente attanagliato i nostri cuori. E sebbene io non abbia il potere di dissipare il buio sopra di noi, mi piace credere che le mie storie illuminino chi mi circonda. Distogliere gli occhi dei problemi che ci attendono non aiuterà a risolverli. Una semplice storia non può alleggerire il fardello di chi porta il peso del mondo sulle proprie spalle. Aggiorniamo alcune nuove voci. Esatto. Forse questo sapere è potere. Molto interessante. Lo stesso vale anche la montagna che la circonda. I santuari per la venerazione e la protezione di questi inestimabili tesori, i cuori, tuttavia, salvaggono di svariati metodi di autodifesa. Esatto, come abbiamo visto prima con Bahamut, che ha fatto praticamente quell'armatura. Nel momento in cui Sidolphus Telamon mise in moto il suo piano per la distruzione dei cristalli madre, sui regni gemelli ne svettavano ben 5, ovvero 3 in meno rispetto a quelli inizialmente predisposti da Ultima. Il cristallo madre di Zemeckis fu il primo a cadere, seguito da quello di Corno di Drago, nella Cineria meridionale, e Occhio di Drago nei territori settentrionali. Di loro oggi non restano che i segni lasciati sulla terra della loro scomparsa. Il Ghirel ha voluto comune di Valistea sin dai tempi della firma dell'accordo continentale. Risalente a molti secoli fa, l'accordo affidava l'amministrazione della valuta alla gilda mercantile più fidata del regno, con sede in quelle che poi sarebbero diventate le città libere di Canver. La nuova valuta prese il proprio nome dal fondatore di tale gilda mercantile, il leggendario mercante Gilbard il Dorato. Il commercio fiorì attorno alla nuova zecca e con il passare del tempo la devozione verso il denaro divenne una vera e propria religione. La banca di Gilbard, il grande creditore. Vedete? Adesso sappiamo anche da dove nascono i Gil. Adamantite, uno dei materiali più duri del Regno dei Gemelli, è possibile trovare vene di questo materiale solo negli angoli più remoti di Cineria, dove Veldermake prima e in seguito Walud hanno conteso tali territori agli orchi, che da sempre se ne proclamano i legittimi proprietari. Sebbene questo metallo produca armi e armature di alta qualità, la rarità dei suoi giacimenti e delle maestranze necessarie a forgiarlo fanno delle armi di adamantite un lusso per i più ricchi e i più potenti. Quindi... l'arma ultima sarà in adamantite, forse. Ecco qua, ultima. L'essere ultraterreno responsabile di buona parte delle tragedie e dei tumulti che hanno colpito Valistea. Intende usare Clive come suo ricettacolo, Mythos, privandolo della sua volontà. Una volontà rafforzata dai legami che Clive ha stretto con gli altri. Lancia Primogenesis sul mondo, avvolgendolo nell'oscurità e creando migliaia di Akashic in modo che i legami di Clive possano indebolirsi. Ecco, quindi... praticamente è come se fosse stato Ultima a creare appunto, cioè Primogenesis è questa sorta di nube che sta avvolgendo il mondo. E è come se fosse, in parole povere, Sephiroth che lancia Meteor sulla Terra. Stessa identica roba praticamente. Eccolo qua, Primogenesis, un incantesimo lanciato da Ultima che ha gettato una nera coltre su tutta Valistea. Quindi, come pensavo io e come immaginavo io, la piaga è prodotta da Ultima. Ovvero dall'assenza praticamente dell'etere dei cristalli, perché i cristalli, come suppongo io, sono la prigione di Ultima. Quindi così facendo che succede? Che adesso senza i cristalli non solo la piaga si espande più velocemente, ma Ultima diventa più forte. Ifrit asceso, i due Eikon del fuoco uniti in un unico essere. Clive e Joshua manifestano questa creatura nei cieli sopra il dominio cristallino, dopo aver scongiurato i propri Eikon di concedergli il potere necessario a fermare l'ira di Bahamut. Ha il corpo di Ifrit e le ali della Fenice e possiede una forza che supera notevolmente i due singoli Eikon. Joshua Rosfield, sebbene lui e Clive abbiano percorso strade diverse per molti anni, i due fratelli si sono finalmente ritrovati tra le rovine del dominio di cristallo.
Fiore di cristallo. Quando Cota di Drago fu attaccato da un inferocito Bahamut, il cuore del cristallo madre rispose immergendosi nei pensieri più reconditi del suo aggressore ed evocando ciò che più gli affliggeva il suo animo tormentato, ovvero il fiore. La coda di viverna, simbolo della fiducia che il padre del principe Dion aveva riposto nel figlio nel suo adempimento dei doveri verso il regno. Quindi il fiore si chiama appunto coda di viverna. Che è molto simile anche, ripeto, a una citazione probabilmente verso Nier Replicant, dove praticamente alla fine il tutto diventa praticamente il fiore, la lacrima lunare, che praticamente era il fiore simbolo della saga di Nier. Rivolta dei Wyrm, una ribellione dell'ordine sacro dei Cavalieri Dragoni avvenuta nel dominio cristallino. Venne provocata dalla decisione dell'imperatore Sylvestre Lesage di incoronare principe reale il suo secondogenito Olivier, figlio dell'imperatrice Annabella, anziché il suo figlio maggiore Dion. Vedendola come un'altra vittoria per Annabella nella sua lunga campagna mirata a sovvertire la politica sambrecchiana per i suoi scopi, il principe Dion ordinò ai dragoni di agire. Purtroppo, avendo perso il controllo del proprio Aegon, distrusse inavvertitamente la città che stava cercando di salvare. Esatto, quindi come avevo detto io, praticamente lui dopo aver ucciso suo padre è impazzito e quindi è impazzito e di conseguenza è diventato Bahamut Akashic, perché quello non era il Bahamut che avevamo visto nelle cutscenes prima contro Odino, per esempio, perché era tipo di colore bianco, era tutto bello. Invece il Bahamut che abbiamo visto combattere contro Ifrit era tutto scuro, era nero. Quindi anche gli Aegon, quindi anche le Summon, possono in un qualche modo impazzire, diventare Berserker. E questo già era successo anche a Titano, che l'abbiamo visto praticamente. Clive, c'è un problema. Eccoci. Solo uno? È una novità? Vero. Infatti. Ne abbiamo tre. Sono arrivati parecchi gufi mentre eri alle librerie. Marta ha degli Akashic alle porte e le voci sui mostri tra le colline fuori da Piana Nord hanno messo in Ok. Ora devo fare pulizia. Lubor dice che i banditi hanno razziato il villaggio. Piove sempre sul bagnato, cazzo. Gli spezza maledizioni sono sparpagliati per esaminare i danni nel dominio. E anche se potessi contattarli tutti, dubito che arriverebbero in tempo per essere utili. Classica strategia a lunga brodo questa. Che solo due persone possono farlo. Io e Jill. Avvertili che arriviamo. Quindi ora dobbiamo ritornare praticamente. Esatto. Aiuta Marta, aiuta la Piana Nord e aiuta Dalimil. Proprio classica strategia a lunga brodo. Ok. Clive. Non voglio essere pessimista, ma sta andando tutto a rotoli. In passato i nostri rapporti riguardavano movimenti di truppe e occasioni di liberare portatori. Ora parlano soltanto di flussi di etere, attacchi di Akashic e dannati briganti. Gli spezza maledizioni, i nostri alleati fanno il possibile per cercare di restare a galla, ma ho bisogno di tutto l'aiuto possibile. Contano su di te, Clive, come tutti noi. Allora, ci sono side quest? Allora, qui no. Qui no e qui no. Qui infatti abbiamo soltanto le battaglie praticamente di trama. Ok, da un lato sono contento di questa cosa, ma perché si è aggiornato ancora qui? Ah, perché possiamo chiedere. Non posso certo dire che la notizia della distruzione di Sponde Gemelle non vi abbia sconvolta. In realtà sapevo da tempo che un tale destino era inevitabile. Tra il dominio e il caos c'era soltanto un pezzo di pergamena e i firmatari di quel trattato l'avrebbero rispettato soltanto finché fosse stato conveniente. L'invasione dell'impero Silvestre ha infine stracciato l'accordo. Mentre i suoi brandelli volavano nel vento, le ostilità che covavano da tempo si sono riaccese. Qual è il prezzo dell'avidità e del sospetto? E se coloro che governano vi prestano ascolto, simili sussurri possono mutare presto in violente tempeste, capaci di abbattere le mura delle più robuste roccaforte. Ironico, dunque. Che debba essere il principe Dion, il più audace e affidabile dei partecipanti a questo gioco indegno, a sferare il colpo finale.
Non sono soltanto gli uomini e le donne di Valistea a essere stati colpiti dallo squilibrio dell'etere. I cieli oscurati hanno gettato una coltre su tutte le creature del regno. Ma non c'è da meravigliarsi. Sono esseri viventi, proprio come noi, purtroppo. Il loro istinto li porta a fuggire dall'inevitabile, conducendoli così a un destino di follia e morte. Noi siamo forse meglio di loro? Ci consideriamo tanto superiori a tali istinti, eppure la paura e lo smarrimento ci spingono a dichiarare guerra contro i nostri simili, a rivolgere l'ira causata dalla nostra sofferenza contro coloro che soffrono come noi. Se è questo che significa essere umani, Clive, mi chiedo se valga la pena di salvarci. Ecco, un po' come i giorni nostri, che leggendo quello che si vede in giro, sarai il primo a saperlo. Uno spera probabilmente anche nell'estinzione dell'essere umano. Allora, io invece un secondo solo devo andare a fare pipì, perché mi sto letteralmente pisciando addosso. Quindi, torno subito. Oh. Ok, ora mi sento meglio. Mamma mia, quello scontro con Bahamut mi ha emozionato fin troppo. Ok, allora dobbiamo andare da Marta alla Piana Nord e a Dalimil. Quindi tutti i nostri alleati ora giustamente richiedono i nostri servizi. Quindi 1, 2 e 3, ovvero in tutti, diciamo in tutti i regni, perché qua siamo Sunbreak, qui siamo a Rosaria e qui invece siamo a Dalmechia, abbiamo ognuno i nostri amici che richiedono il nostro aiuto. Quindi partiamo da Marta, che è nella nostra madre patria a Rosaria, e poi negli altri. Madonna mia, guarda che casino. Chissà se combattiamo le weapon. Marta, è bello vederti. Anche per me, Clive. Jill. Gli Akashic vi hanno attaccati. Che cosa è successo? Quel cielo, ecco cosa. Quando è scesa l'oscurità, ci hanno fatto visita. Erano centinaia. Hanno scalato la collina. Solo in pochi ce l'hanno fatta. Ma è bastato, direi. Gli altri sono ancora laggiù. Anche se alcuni guerrieri volenterosi li trattengono, sono in netta inferiorità. Che ne pensi, Clive? Lotteremo anche noi. Speravo che lo dicessi. Voi mi servirete al portale dei decaduti, dove la battaglia è più dura. Prestate aiuto a quei guerrieri. Credo proprio che saranno felici di vedervi. Andiamo. Sì, sì, Jill è ancora Shiva. Sì, sì. Diciamo che come Aikon da assorbire mi mancherebbero in teoria soltanto Shiva e Odino. Di più. Perché Bahamut l'abbiamo appena preso. E tra l'altro lo proveremo. Lo proveremo in campo. Però quelli che mi mancano sono Shiva, che io ho veramente paura che possa effettivamente morire Jill. Anzi, in realtà io ho paura che adesso possano morire effettivamente tutti. Perché Ultima ha espressamente detto a Odino di praticamente tagliare tutti i legami
che Clive ha costruito nel tempo, quindi Joshua, Jill, Torgal e tutti. È una forte paura che adesso, dove effettivamente adesso la situazione è problematica, perché Ultima, pur di raggiungere il suo obiettivo, potrebbe effettivamente ammazzare tutti. Clive, dei feriti. Eccoli, Akashic. Prima occupiamoci degli Akashic. Carichiamo la mega fusione. No. Madonna mia. Vedi, perché tecnicamente la combo è questa. In modo tale che io posso caricare mega fusione mentre... È la madonna mia. Proprio Bahamut OP. Questi uomini non sembrano dei mercenari. Se siete venuti per razziare, vi state sbagliando, Lord Rosfield. Siamo qui per ordine di Lady Martha. Come sai il mio nome? Perdonatemi, signore. Non c'era tempo per presentarsi. E infatti loro sono con i guardiani, guardiani della fiamma. Non li riconosci dai vestiti? Come siete finiti qui? Dov'è il comandante? Sir Wade è partito da poco con una squadra per capire da dove arrivano gli Akashic. Lui è... Portate i feriti al riparo. Martha si prenderà cura di voi. Arriveremo presto. E pensare che li avete scambiati per ladri. Bella riconoscenza per aver respinto Lord. Dimmi, quando è arrivato Wade? Dopo la caduta di Rosalith, i guardiani hanno chiesto asilo per alcuni che avevano perso la casa. Stavano per partire, quando il cielo è mutato, abbiamo deciso di restare qui insieme. Martha, problemi? La squadra è quasi al montacarichi, ma hanno un intero branco di Akashic alle calcagna e hanno dei feriti con loro. Non ce la faranno. Maledizione. Non preoccuparti, Martha. Pensa alle persone qui. Se possono combattere, mandali al montacarichi. Lo farò. Fate attenzione. La situazione è molto più tesa e seria del previsto. Vedete l'etere? Comunque si vede anche qua. Vedete l'etere? Se ci fate caso, si nota l'etere che sta soffiando anche qui. Quindi è un problema. Cani rabbiosi. È un problema, perché ovviamente l'etere potrebbe corrompere anche le persone che ci sono qua. Giustamente. Wade. Scudiero, porta chi può ancora camminare sul montacarichi di Martha. E cosa... Quello era un ordine, Oscar. Signore. Sir Wade. Lord Rosfield. È un immenso piacere vedervi. Martha vuole offrirvi il suo aiuto. E da ciò che vedo, credevamo di poterli aggirare.
Non sapevamo ce ne fossero tanti. Come potevamo? Dietro! Merda! Portiamo i feriti al sicuro. Li possiamo trattenere. Possiamo provarci. Sei con noi, Sir Wade. Sempre. Facciamo il nostro dovere. Ta-ta-tan-tan-tan-tan-tan. Andiamo, proviamo a caricarne di più. Ah, massimo 2. Vabbè, giustamente contro di lui non serve a molto. Ma questo sì. Adamantart dell'Orma. Madonna mia. Mammut è proprio, è un glass cannon. Proprio Bahamut è il classico glass cannon. Vabbè, che poi oddio, tanto glass cannon non è, perché in realtà è forte, però è molto debole, nel senso se ti attaccano praticamente è finita. Però se riesci ad attaccare spacchi tutto. Qualche ferito? No, credo di no. E così mi avete di nuovo salvato dai guai. Anche se io continuo a infilarmici. Perché tu non ti tiri mai indietro, Sir Wade. Come ogni scudo che si rispetti. Vedo che siete tutti interi. Marta! C'è qualche problema? Pare che ci sia del fumo verso Pozza Orientale, ma non viene da una casa. Un'altra orda. Te la senti di continuare? Certo. Io e Jill andremo a Pozza Orientale. Voi invece trasferite i feriti. Non preoccuparti per loro. Quando saranno al sicuro, verrò. Addio. Ok. Raggiungi il sentiero. Ah, ok, quindi niente, ti devo andare a piedi. Cani rabbiosi. I miei morirà se non lo portiamo da un guaritore. Queste sono le classiche missioni. Veramente questo proprio si vede che è un prefinale. Cioè proprio si stanno costruendo praticamente il finale. Perché questa è la classica fase dove tu aiuti tutti i tuoi vecchi alleati. Che proprio è quasi un cliché, mi verrebbe in mente da dire. Puntano al rifugio. Dobbiamo rallentare. Ma gli altri non sono pronti. Sorgi! Bahamut!
Addirittura pure il Chocobo Akashic. Anche l'Alimon? Minchia. Perdonate, mio signore. Che mi sono perso? Soltanto la prima ondata. Pronto? Con la schivata diventa OP giustamente. Flagello Akashic. Yes. Madonna, fargli poi la gigafusione mentre è mezzo distrutto. OP. Comunque sì, è vero, con mega fusione se schivi e fai l'attacco bello, diventa figo. No. Credo che quello fosse l'ultimo. Ma temo che presto ne arriveranno ancora. Torniamo da Marta finché possiamo. Che cosa avete trovato? Lo stesso di Sir Wade. Orde di Akashic. Beh, non so da dove venissero, ma sono spariti. Le vedette dicono che il campo è sgombro. Speriamo di avere il tempo per riprenderci. Ci sono parecchi feriti. Se non foste arrivati voi, sarebbero molti di più. Grazie. Una vittoria sofferta. Ma finché i cieli resteranno scuri, temo che il numero degli Akashic non potrà che salire. La domanda non è se l'Orda tornerà, ma quando. Prima o tardi che sia, dovremo essere pronti. La locanda offre una buona visuale della zona, ed è facile da difendere. Vorrei trasformarla in un avamposto. Che ne dici, Marta? Il rifugio sarebbe anche più sicuro. Beh, se la metti così... Certo che possono restare. Ok, quindi questa parte è conclusa. Sciarpa dei guardiani, oggetto importante, esibita nella camera di Clive. Mio signore, vorrei farvi conoscere qualcuno. Oscar, vieni. Chi è il figlio? È un onore per me conoscervi, Lord Rosfield. Sono Oscar. Esatto. Oscar della casata Murdoch. Il figlio si vede. Murdoch. Non sapevo che il Lord Comandante avesse figli. Oh, no, infatti. Ah, suo fratello. Ma suo fratello. Ah, suo fratello, mio padre, sì. Sono il nipote di Rodney. Su, avanti. Non spetta a me chiedere. Sì, Sir Wade. Se vi aggrada, Lord Marchese, mi prendereste come vostro scudiero.
Vorrei poter apprendere i doveri di scudo dal migliore. Addirittura. Mi dispiace deluderti, Oscar, ma non sono più uno scudo. Né sono mai stato il migliore. Ed essere in compagnia di un fuorilegge non mi sembra un'educazione adatta a chi aspira a prestare giuramento. Mia zia Anna diceva sempre che non si può definire un uomo dal suo titolo, ma dalle azioni che ha compiuto. Avete realizzato tanto da quando avete assunto il ruolo di Sid, conquistandovi onore in quantità. Preferisco servire un fuorilegge onorevole, non uno scudo indegno. Non che Sir Wade e gli altri guardiani siano... devo dire che... Va tutto bene, abbiamo capito. C'è un limite a ciò che il ragazzo può imparare da me, mio signore. Ma uno scudiero... Sarebbe davvero tanto male. Un tempo lo eri anche tu. Sono certa che Sir Rodney approverebbe. Sappi che avrò la stessa indulgenza che tuo zio aveva con me. Certamente, non chiedo di meglio. Quindi abbiamo anche lo scudiero adesso. Siamo diventati dei lord al 100%. Allora, adesso mi conviene andare prima qua, a Piana Nord, quindi dalla Dama, e poi infine a Dalimil. Dobbiamo trovare Isabel. Anche se non so quanto resterò effettivamente in live, perché per mezzanotte, poco più di mezzanotte, poi stacco. Perché, come ho già detto, mi voglio collegare un po' in vocale su Discord. E poi e basta. E poi vi faccio i cazzi miei come sempre. Non riesco. Non ce la faccio. Mio signore. Mia signora. La dama ci ha inviato un messaggio. Pare siano state avvistate delle strane creature. Con gli occhi azzurri, sì. Come gli Akashic, ma diversi. Così tante vittime che ho perso. Addirittura. Come gli Akashic, ma diversi. Ah, i servitori di Ultima, sì, certo. E la vostra signora? È qui? Oh, no, è andata alla guarnigione per chiedere cosa avessero intenzione di fare. La cercheremo là. Potremmo andarcene. Allora, visita la guarnigione. Ah, ecco, vedi, lì c'è la dama. Matrona, vi prego! Quelle cose hanno sterminato mezza guarnigione. Il capitano è morto stamattina. Abbiamo provato a chiedere rinforzi, ma non giungono notizie dalla capitale o dal dominio da giorni. Che cosa dobbiamo fare di più? Che facciate il vostro dovere. Al velo si rivolgono a me per protezione. E io li proteggerò. Sono una mia responsabilità. È il mio dovere. Se l'avete dimenticato, queste persone sono anche vostra responsabilità. E per di più, è la vostra gente. Sorelle, fratelli, fidanzati. A voi la scelta. Gettate la spada e guardateli mentre muoiono, oppure sfoderatela e combattete. Ha ragione, sapete? Questo è tutto ciò che ci resta. Ciò che ci resta sono le nostre vite. Vuole davvero che perdiamo anche quelle? Non è ancora detto. Sai, c'è un barilotto sotto la branda del capitano. Perché non ne parliamo bevendo? D'accordo. Parlerò con lui. Ah, Clive.
Non credevo arrivassi così in fretta. E ho deciso di arrangiarmi da sola. Un nobile gesto. Ma pensavo ti servisse ancora aiuto. Sempre a pensare alle mie necessità. Quello a cui dobbiamo pensare è da dove arrivano quelle creature. Jill che... A sentire i superstiti sembra che siano comparsi dal nulla. E forse è così. Non si sa a chi credere di questi tempi. Parlerò coi superstiti. Sei un picchiere, eh? Che è successo? Ho famiglia a Moor. Il flusso si stava diffondendo. E sono andato a controllare. Quelle cose scintillavano nella prateria. Sono scappato e non ho raggiunto il villaggio. Ci pensiamo noi. Ma la mia famiglia! Non lasciarmi, padre! Va tutto bene. Hai visto le creature che vi hanno attaccati? Creature? Sì, io sono sbucati dal nulla. Prima hanno assalito Joseph, poi me, poi... Sono spariti. Ricordi dove eravate? Sulla strada per Oriflam. Avevamo passato Moor. Quando... Dov'è Joseph? Va tutto bene. Ora riposati. Cioè, sono anche mezzi traumatizzati. Di dove siano i servitori. Lì ci possiamo trasportare? No, andiamo ovviamente. Quindi dobbiamo uscire da qua e andare verso Demi Moor. Tra l'altro anche le creature in giro, vedete, sono tutte quante akashiche già. Vedi, proprio le creature si sono trasformate già in akashic. Potevo andare col ciocobo, ma mi secco, in realtà. Preferisco andare a piedi. Vedete tutto l'etere, madonna, qui è molto più concentrato. Qui è proprio un casino. Clive, guarda. Eccoci qua. Li vedo. Seguimi. Devo manifestarmi. No. Risparmia le forze. Dispiace amico mio, ma qua... Qua hai fatto una cazzata. No.
era rimasto con un pixel, mannaggia. Ce ne sono altri? Ce ne sono sempre altri. Ma direi che per ora abbiamo fatto il possibile. Allora avvertiamo Isabella. La città è in debito con voi. Aspetta a dirlo. Ne arriveranno molti. Dovete farvi trovare pronti. Lo saremo. Non è vero, capitano? Sì, signora. Saremo pronti. Filippa ha convinto buona parte degli uomini a restare. Per ora, almeno. Sapere che la dama vedrà di buon occhio chiunque si impegnerà nei suoi doveri ha aiutato. Non sarà molto disinteressato, ma a mali estremi. Invece, io non voglio incentivi. Mi sono arruolato per proteggere chi amo. E tra questi, c'è la donna che sto guardando. Dichiarazioni. Attraente e anche galante. Ora, se permetti, devo tornare al lavoro. Signora. Se te lo chiedi, non sono così stolta da pensare che questo risolva tutti i problemi. Ma ne ha risolto uno. Ed è uno in meno rispetto a stamane. Grazie ancora, Clive. Quindi Gillor è più tranquilla. Allora, intanto ho fatto altri punti abilità, così possiamo potenziare, che ero rimasto in sospeso nel potenziare l'abilità, che era la di Titano. Ecco qua, così adesso siamo a posto. E manca Dalimil. Manca Dalimil. Ok, le vorrei fare tutte, così almeno queste le levo e poi dalla prossima volta, quando continuerò, potremo andare avanti. Forse domani sera mi posso collegare addirittura. Però credo sul tardi, forse, ma non credo. La tua nuova compagna sembra molto più temibile di tuo zio. Devo preoccuparmi? Sì. Oh, non vi ho presentati. Jill, Clive mi ha parlato molto di te. Tutte bugie, scommetto. Il tuo Stolas diceva che Dalimil ha un problema coi banditi. Esatto. Ma siete in ritardo. Se ne sono andati con Cibo e Gil giorni fa. Sai dove sono? Oh, il deserto è vasto, ne so quanto te. Il fatto è che ho problemi più impellenti. Che cosa mi hai detto? Che mi hai detto? Ah, ma che tempismo. Diciamo solo che dobbiamo ancora arrivare a un consenso sulla soluzione al problema di Dalimil. Di questo passo non saranno le azioni dei banditi a portare alla nostra disfatta, ma le nostre. Ho provato a calmare le parti in lotta, ma anche la lepre del deserto ha dei limiti. Se gli parlassimo noi... Credi che ci ascolteranno? Perché non dovrebbero? Non ha tutti i torti, Sid. E se fallirete, non avrete sprecato tempo prezioso. Sono giusto nel cortile. Dobbiamo solo seguire le urla. Beh, sono dentro la locanda. Non diresti così se fossero i tuoi uomini quelli con la gola tagliata. Occhio per occhio è l'unico modo. Assoldiamo dei mercenari e decoriamo le mura con le teste dei banditi, come avvertimento. E che cosa succederà quando i mercenari verranno massacrati come i tuoi uomini? Ne assolderai degli altri?
Sarà meglio usare quei soldi per comprare cibo e provviste. Se assoldiamo i mercenari, finiremo per comprare solo l'ira dei banditi. E con quella non si riempiono pance vuote, lo capisci? Ma che succederà quando torneranno? Forse stavolta taglieranno la tua gola. Ora basta. Tutti e due. Se continuate così, dovrò sbattervi fuori. Tornate quando vorrete parlare come due adulti. Victor. Che ci fa qui? Sid e Lady Jill. Che cosa vi porta qui? Stavo per chiederti lo stesso. Kostnis si trova nel caos e i mercati hanno tutti interrotto gli affari. Il bacio dell'Erika di Dalimil è rimasto l'unico luogo in cui posso ottenere rifornimenti. Ero qui proprio per questo, quando Mastro Lubor mi ha detto dei suoi problemi. Pensava che io avrei potuto far ragionare questi due sciocchi. Ma se tu sei qui, immagino che la sua pazienza sia agli sgoccioli. Chi erano quelli? Quelle erano le spine nel fianco di Lubor. E il motivo per cui questa città potrebbe diventare come Kostnis. È questa dannata oscurità. Potrebbe condurre un uomo alla follia. O addirittura un'intera città. Ci stiamo ancora lavorando. Nel frattempo, potremmo pensare ai problemi di Dalimil. Lo spero proprio. Per il bene di tutti. Ovviamente sono tutti... sono presi dal... dall'urgenza di fare qualcosa. Dunque, capisci che intendo? Ho visto una stanza piena di gente furiosa e impaurita. Non si può dar loro torto. Lasciate ad ardere. La rabbia, la paura potrebbero mettere a fuoco la città. Proprio come la penso io. Come fare? Entrambe le parti difendono le proprie case, la propria vita, se solo concordassero sul modo. Ma se non si mettono d'accordo, siamo vulnerabili. E se c'è una cosa che piace ai banditi, è un bersaglio facile. E che cosa farebbe Sid il fuorilegge? Spacca tutto. Beh, e arrivederci. Fosse per il mio omonimo, lascerebbe la scelta a loro, intervenendo se le cose andassero male. Sembra l'ideale per un disastro assicurato. Un disastro assicurato, direi che hai centrato il punto. Ma forse, se se ne rendessero conto, potrebbero mettere in discussione tutta questa brutta faccenda. Sebbene sia ovvio che né Conrad né Natalie appoggeranno le rispettive proposte, forse sarà possibile indurli a dubitare delle proprie. Prima di presentare loro una terza possibilità. Vale a dire? Vale a dire riunire le nostre risorse e salvare noi stessi la città. Perché scontrarci? Quando possiamo usare quella rabbia e quella paura contro i banditi. Abbiamo un piano d'azione, direi. Victor, fa visita a Conrad. Trova un modo per farlo rinsavire. Mentre io andrò da Natalie. Come vuoi. Certo, vedi, si uniscono le forze e via. Le vostre sono facce nuove da queste parti. Potrebbe tornarci utile. Tranquilli, non temete, saremo io e Victor a parlare. Dovrete solo stare al gioco. Stare al gioco? Intendeva dire di sì. Cioè, tipo che hanno... Immagina Conrad. Gli dice che tipo loro sono mercenari o loro sono... Ah, eccola. La signora della lancia in persona. Ci sta, ecco. Conrad, lascia che ti presenti Jane, comandante in capo delle Ali Rosse. Grazie, grazie. Grande gilda di mercenari delle città libere.
È un piacere, signora. Il piacere è tutto mio. Appena finisco questo, stacco e vengo in vocale se c'è qualcuno, se no niente. Far luce su un contratto. Victor dice che avete declinato, che non ci sono più uomini da reclutare, è vero? Vero come il cristallo in pezzi. I nobili sono venuti a prendersi fino all'ultimo uomo, e non solo da noi ali rosse. Conoscete le sette casate? Vi sono almeno due spade al soldo di ognuna. Certo, ci è rimasta qualche recluta. Se è questo quello che cercate. Allora, Conrad? Credi che i migliori uomini di Dalimil non possano difenderla meglio di un mucchio di novellini impreparati? Che una marmaglia di sbarbatelli saprebbe vendicare meglio di voi la morte dei vostri valorosi uomini? Certamente no. Mostreremo a quei bastardi chi siamo. Non ci credo, ha funzionato. Beh, Conrad non è esattamente il più brillante da queste parti. E c'è un motivo se ho deciso di far parlare voi e non Sid. Grazie, mia signora. È stato facilissimo convincerlo. È stato veramente facile. Vabbè, Jill convincerebbe anche i morti. La bottega. Qualsiasi cosa mi chiedesse Jill, subito. Avessi avuto il mio piccone, io. Cioè, forse potremmo ancora comprare qualcosa. Ah, eccolo qui. Natalie, permettimi di presentarti Lord Underhill della prestigiosa Lega dei Mercanti di Randellà. Lord Underhill. A servizio. Underhill. Stavo giusto informando l'amabile signora della nostra conversazione e del vostro rammarico per il pessimo stato delle scorte della capitale. Lubor non è soltanto convinto che i granai sarebbero quasi vuoti, ma anche che la guerra e la piaga impediranno al raccolto di riempirli in vista del prossimo inverno. È così, senz'altro, proprio così. I nobili stanno facendo incetta delle scorte cittadine di orzo e vino, facendo salire i prezzi al di là della portata delle persone. La rivolta dei contadini è questione di tempo. Grazie a tutti, ragazzi, grazie. È peggio di quanto pensassi. Se Lord Underhill dice il vero, temo vi siano poche speranze di rifornire le nostre, ahimè, già misere scorte. E sebbene approvi il vostro tentativo di dissuadere i nostri cittadini più agguerriti dal cercare vendetta, temo che Conrad abbia buoni motivi per affermare che i banditi faranno presto ritorno. Il che significa che ora più che mai occorrerà preservare quel poco che abbiamo: cibo, armi, erbe, ogni cosa. Se la nostra città sarà chiamata ad affrontare non solo queste, ma anche le avversità future, dovremo rimanere uniti. D'accordo. Se servirà a difendere la mia casa, allora lo farò. Ma questa messa in scena non serviva. l'ha capito però, eh? Grazie, Clive. La tua interpretazione è stata a dir poco magistrale. Non se l'è bevuta. Non era certo buona, ma credo abbia prodotto l'effetto desiderato. I miei esploratori torneranno presto. Incontriamoci al bacio dell'Erica e discuteremo sul da farsi. Dubito che i nostri ruoli in questa pantomima fossero così necessari. Non lo so. Conrad sembra molto preso. Ma ho paura. Sono rovinata. Buone notizie, Sid. Pare che Conrad e Natalie abbiano accettato di buon grado i loro nuovi ruoli. Col tempo potrebbero anche... Sembra proprio che il tempo non sia più dalla nostra parte. I tuoi scout hanno trovato i banditi. In realtà sono stati i banditi a trovare i miei scout. Perfetto. Pare che in questo momento siano diretti ad Dalimil. Tutti quanti. Non direi sul serio. Non vogliono solo il cibo, vogliono l'intera città.
Ho un favore da chiedervi. Dicono che i banditi viaggino in due gruppi. Uno viene da sud e l'altro dal deserto. E questa è una mossa che mira senz'altro a sparpagliare le nostre già esili difese. Bene. Noi ci occupiamo del deserto. Mentre gli altri? Gli altri, amico mio, li combatterà la città. Compatta. Lo ammetto, il rischio è alto. Ma se ciò non farà unire Dalimil, nulla lo farà. Riponi molta fiducia in coloro che fino a un momento fa avevano le mani l'uno intorno al collo dell'altra. Dunque starà a noi far sì che le tengano occupate in qualche altro modo. E per noi intendo noi. Sapevo l'avresti detto. Faremo in modo di respingerli. Cercheremo di fare lo stesso. Buono. Almeno si sono divisi i compiti. Ok. Allora. Eccoli qua. Le donne sono venute a darci il benvenuto. A quello penso io. È tutto tuo. No, peccato, non si è schivato. E va bene. Facciamo la vecchia maniera. Mega rapido. Allora, quello prima. Eliminiamo questi. Sultano questo. Questo è come quel boss bastardo che si muove come un maledetto stronzo. Grazie, buonanotte, buonanotte. Tanto sto staccando anch'io. Gli abitanti avranno resistito. Non sento niente. Tu che ne pensi? Sbrighiamoci. Ce l'hanno fatta? Sì. Natalie, ti devo le mie scuse. Hai agito bene. Sei riuscita a mantenere la posizione. E grazie a te c'era ancora una posizione. L'hai salvata, Conrad. Hai salvato Dalimil. L'abbiamo fatto insieme. Sembra che Conrad ci abbia ripensato. E non solo lui. Dalla vostra presenza devo dedurre che i nostri ospiti dal deserto non si uniranno a noi. Peccato.
Il piano ha funzionato, Sid. Ci è solo voluta un'orda di banditi sanguinari alle nostre porte. Su, Victor, perché cercare il pelo nell'uovo? Ci siamo riuniti, ed è questo ciò che conta. Quanto a te, Sid, combatti decisamente meglio di come reciti. Lo prendo come un complimento. Beh, direi. Ok, e anche questo è fatto. Quindi ora tutto sotto controllo. Esatto, dobbiamo parlare con Otto. Però questo, esatto, questo lo andremo a fare la prossima volta.